Suona la sesta sinfonia per il Fiuggi che batte con il minimo punteggio il Pineto e si conferma capolista del girone F di Serie D. Al Pineto però, che ha fatto per 90 minuti la partita, è mancata la zampata vincente per poter almeno pareggiare l'incontro. Due piccole novità nella formazione iniziale di Romondini con Rocchi e Turzo dal primo minuto, mentre Pomante conferma in blocco la formazione vittoriosa nel derby contro il Nereto. Il Pineto approccia bene la contesa ed ha nei piedi di Barlafante l'occasione per passare in vantaggio già al secondo minuto, ma la sua serpentina in aria viene respinta in angolo. Alla prima sortita offensiva però passano i padroni di casa, squadra di Pomante che si fa sorprendere sulla destra da Ficara che va fino in fondo e serve a Falli, il più facile dei palloni da spingere in rete per il vantaggio. Seconda rete stagionale per il calciatore di origine senegalese. La possibilità di rimettere subito le cose a posto ce l'ha Pezzotti, ma da distanza ravvicinata il centrocampista spara sopra Mejri. Il Pineto fa tanto possesso palla alla ricerca del gol del pareggio nei primi 45 minuti e lo fa spesso sfruttando la rapidità di Pezzotti, ma i rifornimenti per Barlafante e soprattutto Cardella non sono precisi. Prima del finale di prima frazione trema il Pineto quando Falle, lanciato solo a rete, viene fermato dal primo assistente Marconi di Lucca. La ripresa si apre con gli stessi protagonisti del primo tempo e come ad inizio gara sono sempre i biancazzurri a provarci, questa volta però è Mininkleri a non inquadrare lo specchio dopo il cross di Baldinini. Prova anche a cambiare le carte in tavola Pomante, inserendo Minnozzi prima e Picciolo poi, ma gli effetti sperati sulla gara non ci sono. Nei 6 minuti di recupero le avanzate del Pineto si fanno più arrembanti, ma ancora una volta in questa partita gli uomini di Pomante mancano di cattiveria. Al triplice fischio gioia in casa Fiuggi per la vittoria che lancia i laziali a più 8 proprio sui biancazzurri, che tornano a casa a mani vuote, ma con la voglia di tornare a far punti già dalla prossima sfida interna con il Vasto Girardi. Ma cosa è successo? Tutta la partita penso l'abbiamo fatta solo noi. Noi abbiamo perso la partita con l'unico tiro in porta del Fiuggi. Penso che tutta la partita abbiamo avuto padronanza del gioco, abbiamo condotto noi il gioco. Non si sa quante volte la palla è passata davanti alla porta e non siamo stati cattivi. Abbiamo creato non so quante occasioni da gol. Secondo me sia il primo che il secondo tempo abbia fatto una grossa partita. È normale che il secondo tempo viene a mancare un po' di lucidità, perché anche a livello fisico un po' cali, che penso che sia anche una cosa giusta. È normale che sia un po' più confusionario, però oggi penso che se pareggiamo questa partita sinceramente non era giusto neanche il pareggio, meritavamo la vittoria, però ci sta che il Fiuggi, devo fare complimenti a Fiuggi perché dal primo all'ultimo minuto si vede che è una squadra che è in salute, che lotta fino alla fine, ha mantenuto il risultato, ha avuto la cattiveria di non perdere, ha lottato su ogni pallone, noi forse dovevamo essere un po' più cattivi. Mister, l'avevate preparata così, nel senso cercare di coprirvi e poi ripartire sapendo che loro comunque si aprono? Allora, l'avevamo preparata così, nel senso l'avevamo preparata in tutti i modi, poi l'evolversi del risultato naturalmente ti dice quello che, come gestire il risultato o magari come cambiare atteggiamento.